A me sembra veramente incredibile questa vicenda. Qualcuno ha ben definito il popolo Rohingya come il popolo meno voluto al mondo e una delle minoranze ben più perseguitate. Hanno sicuramente ragione. Grazie a una legge del 1982 loro in Birmania non possono né prendere la cittadinanza, non possono viaggiare senza permesso ufficiale, possedere terreni e devono firmare addirittura un impegno a non avere più di due figli. Questo mi sembra una palese violazione totale e massiccia dei diritti umani fondamentali. Fondamentali che dovrebbero essere riconosciuti a ogni popolazione. Peraltro si trovano costretti poi a fuggire appunto nei paesi limitrofi e quindi quello che accade è lo sfruttamento di lavoratori minori, la tratta di vite umane in Thailandia in modo vergognoso in campi che spesso non sono lontani dalle immagini che abbiamo visto sui libri di storia per quanto riguarda i campi di concentramento nazisti. Io penso che da parte nostra il messaggio da mandare alla Birmania, alla Thailandia, debba essere chiarissimo. L'unica cosa che non deve avere cittadinanza in questi stati è l'odio razziale, la discriminazione, lo sfruttamento e ogni forma appunto di mancato rispetto dei diritti dell'uomo. Se non siamo coerenti con noi stessi, se non siamo forti su questo punto e continuiamo a privilegiare le relazioni commerciali, è difficile che questa catastrofe trovi una soluzione. Cerchiamo di essere coerenti nelle nostre relazioni.